Complimenti, mister, per la vittoria. Prosegue il momento magico. Ti aspettavi un successo del genere, così rischiando anche il minimo sindacale su un campo difficile come quello del Teramo? Ma non si tratta di aspettarsi, si tratta di lavorare e credere in quello che si fa. Ovviamente noi oggi abbiamo affrontato una squadra che veniva da una brutta caduta in casa e abbiamo cercato di giocare anche sull'aspetto emotivo e sfruttare questa situazione. I ragazzi sono stati eccezionali perché hanno fatto una partita veramente incredibile, siamo riusciti a passare in vantaggio e sfruttare anche la superiorità numerica. Poi ovviamente qualcosa devi concedere anche all'avversario perché dal punto di vista nervoso ho cercato di rientrare in gara, però abbiamo tenuto anche abbastanza bene e abbiamo sfiorato in tantissime occasioni anche il raddoppio. È ovvio che siamo contenti, ma da stasera si resetta tutto perché poi domani inizia un'altra settimana di lavoro perché tra 2 giorni siamo nuovamente in campo. C'è da fare il conto di quello che il campo oggi ci ha detto perché qualcuno è venuto fuori con qualche problemuccio, ma domani faremo le opportune verifiche, dopo stabiliremo quale squadra mandare in campo già martedì. Ti chiedo questa cosa qui, cosa ti è piaciuto di più? Il nuovo marcatore tra i tanti diversi marcatori che manda a segno la tua squadra o ti è piaciuto di meno, ti ha lasciato più insoddisfatto tutte quante le ripartenze un po' mal gestite nella ripresa in cui potevamo sicuramente mettere al sicuro il risultato? Sicuramente questo perché non è la prima volta che capita. In troppe occasioni, anche nelle partite precedenti, abbiamo creato situazioni dove potevamo sfruttare meglio le occasioni da gol e non l'abbiamo fatto. È ovvio che finire una partita come quella di oggi, come quelle passate, con 7-8 under in campo, una squadra giovanissima e poco più dell'età media della primavera, non posso che essere soddisfatto e non posso chiedere neanche laddove serve anche un pizzico di malizia e di esperienza. È ovvio che questi ragazzi l'esperienza non la possono avere, la devono fare attraverso le partite. Cercheremo di, anche attraverso il lavoro, di correggere questo aspetto. I cambi, ci dici cosa hanno fatto Matarese e Lia, che li abbiamo visti entrambi sostituiti Sì, presto? per fortuna si sono fermati e non ci dovrebbero essere grandi intoppi, però ovviamente la verifica la faremo domani perché Matarese ha avuto un problema muscolare, si è fermato prima che insomma, avvertisse un problema più importante di quello che dovrebbe essere e lì invece ha subito una distorsione nel primo tempo, poi quando ha ripreso nel secondo tempo probabilmente il piede si era un po' raffreddato e di conseguenza è venuto fuori il fastidio provocato nel primo tempo, però vediamo un attimino domani quello che sarà. A proposito di Matarese, lui, De Sarlo, Turchetta, Lombardi, i subentrati, gli attaccanti oggi hanno fatto bene, ma cosa manca per vedere risultare un attaccante? Manca quel sano cinismo sotto porta perché le occasioni le creiamo anche nel primo tempo. Abbiamo avuto diverse situazioni dove potevamo sfruttarle meglio e non l'abbiamo fatto. Però ripeto, io credo che sia una situazione anche momentanea. Fino a quando arriviamo lì e le occasioni si creano, io problemi non ne ho. Anche per chi va a realizzare un gol, che sia un attaccante o un difensore, poco conta. L'importante è che portiamo a casa il nostro risultato e che questa squadra continua a crescere così come sta facendo da settimana in settimana. Chiudiamo con un aggettivo. Quale aggettivo daresti alla tua squadra dopo questi 8 punti? Meritati o sorprendenti? No, assolutamente no. Io ho sentito troppo parlare nei confronti della mia squadra e non mi è piaciuto affatto perché anche il racconto delle partite precedenti non corrispondono assolutamente col vero. La nostra storia dice che i punti che abbiamo in classifica sono arcimeritati e anzi, se vado a fare un pochettino la somma di quello che si è verificato in campo, mi mancano 4 rigori netti. Ma questo nessuno parla e nessuno parla di una squadra che è estremamente giovane, forse la più giovane del campionato, e con una squadra che è stata allestita con 450.000 euro. I punti che abbiamo non ce li ha regalati nessuno. Dove li abbiamo conquistati è perché li abbiamo voluti, ottenuti e li abbiamo portati a casa. Questo deve assolutamente essere un premio, un elogio alla mia squadra che si deve rendere consapevole. Io prima della partita ho detto loro che tutto quello che abbiamo l'abbiamo guadagnato e di dimostrare ancora una volta oggi di guadagnare il percorso che stiamo facendo attraverso il risultato. Grazie e congratulazioni. Prego voi.